102.5. Allora buongiorno, buongiorno a tutti, le 8 e 6 minuti, siete sulle frequenze della Prima Radio d'Italia, RTL 102.5, nuovo appuntamento con Giletti 102.5. Massimo Giletti, buongiorno. Buongiorno Luigi, buongiorno a tutti, siamo pronti per vivere un'altra giornata intensa perché c'è stato un nuovo DPCM, no? Luigi, tu che vivi la notte in modo serio, studiando le carte da buon ingegnere. Tra l'altro ha dato un altro esame, Galanto, lo sai che ha dato un esame? Martedì non mi rispondeva, ha detto, ho dato l'esame perché il nostro ingegnere sta andando verso la laurea. Verso nuovi orizzonti, nuovi e più ampi. Allora, i telefoni sono aperti per voi, 02 25 15 15, DPCM 13 ottobre. Allora, avete visto, vietati gli sport di contatto, gli stadi possono riaprire con una capienza del 15% e queste caspita di feste in casa. Qui l'unico non che fa le feste fare. È Galanto, perché la De Filippi lo marca stretto, lo vuole, le ricordo a tutti, Temptation Island, hashtag Galanto Temptation Island. Sì. No, certo, tutti si preoccupano del caccetto, di questo e di quell'altro. Invece la notizia, secondo me, è questa: la campagna ha chiuso la scuola. E la Azzolina è molto nervosa. Il ministro Azzolina è molto nervoso perché torniamo sempre alla solita cosa. La cosa più facile è chiudere la scuola. Chiudere, 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 chiudere. La gente è d'accordo con queste chiusure. L'obbligo ovunque della mascherina, correndo o non correndo. Ecco, su questo vorremmo sentire le divisioni che ci sono, perché, come dice un mio amico, ci siamo divisi anche sul virus. Negazionisti anche. E altri che sostengono tesi diverse. Ci si divide sempre in Italia e nel mondo. E alcuni già parlavano di spie tra i palazzi per controllare che queste feste non ci fossero. Beh, come la Stasi ai tempi del comunismo stretto oltre Cortina, quindi... Io credo che ci si debba interrogare davvero sul nostro senso di responsabilità. Chiaro, questo chiaro. Non è un momento facilissimo. Cerchiamo. L'unica strada è quella, veramente noi facciamo la differenza. Poi ci sono tante cose che non vanno. Io ieri discutevo con il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, dicendo: guardate, che per esempio non capisco perché non scaglionate gli ingressi a scuola dei bambini, perché poi il grande spostamento è negli autobus la mattina. Tu puoi chiedere di non far la festa a casa, ma se poi negli autobus si riempiono, i treni dei pendolari si riempiono, allora chi sta lì dice: ma scusate, cosa mi chiedete di stare attento se poi devo, per andare a lavorare, fare tutto questo movimento? Quindi le soluzioni del resto non sono semplici, perché noi siamo qui seduti ed è facile, però forse siamo arrivati con 7 mesi un po' buttati su alcune storie, secondo me, alcune decisioni che andavano prese in modo diverso. Dice anche Mirko, che ci scrive: guardate che siete voi giornalisti anche che fate un allarmismo, e io anche quest'ansia di dare i numeri tutti i giorni, che da un lato è trasparenza, ma dall'altro psicologicamente tanti morti in più. Poi vai a vedere i numeri, i numeri non è che siano folli in questo momento ancora sui morti, e quello è il dato importante da seguire. Credo che anche sulla comunicazione forse si dovrebbe fare una riflessione, però queste sono le mie opinioni. Ascoltiamo tu, Luigi, che sei giovane, ne avrai un'altra. 02 25 15 15. Io dico che la questione è sempre quella: trovare un certo equilibrio. È vero che alcuni ne hanno approfittato in questi mesi, insomma, anche chi non era giornalista si è riscoperto cronista tramite un profilo Facebook, dando i dati un po' a modo suo, nel senso commentandoli un po'. Sì, il numero è questo, ma c'è da interpretarlo. E vabbè, insomma, sempre rivolgersi a chi questo mestiere sa farlo, lo fa da tanto tempo. Sì, ma i numeri sono numeri. Cioè, una cosa che ci salva è che il fatto matematico, la matematica non è un'opinione. Quindi se tu devi stare sui numeri, è chiaro che questo sistema di contagio si amplierà. Perché siamo tornati, tra virgolette, a vivere. Durante il lockdown nessuno si muoveva. In questo momento siamo tornati a vivere. Però quello che conta, il dato vero, sono le terapie intensive. È lì che bisogna stare molto attenti. Quello sarà il dato decisivo. È chiaro che forse è meglio prendere delle decisioni, visto quello che sta succedendo in tutta Europa, prima che sia troppo tardi. E quindi su questo il senso di responsabilità nostro è fondamentale. Vogliamo sentire voi, allora, 02 25 15 15, tra poco anche i vostri messaggi al 378 378 1025. Partiamo da Napoli. Guido, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. RTL è anche mia, grazie della possibilità. Buongiorno Luigi. Guido, volevo fare... Guido, dici. Sì, volevo fare un commento su quello che è successo ieri in Campania, nel senso che la prima cosa che si chiude tendenzialmente sono le scuole, è un errore gravissimo, oltretutto indistintamente. C'è differenza tra i ragazzi che vanno a scuola. Chiudere la scuola elementare o quella dell'infanzia è diverso magari da chiudere la scuola... i licei, piuttosto che la scuola
media. Sono con lei, le do ragione, Guido. Effettivamente c'è. Le do ragione. Non c'è niente da commentare, ha ragione Guido, non si possono fare cose generalizzate. È troppo facile fare queste decisioni così. Ma l'hai detto tu poco fa, però, che bisogna in alcuni casi cercare di prevenire. Forse non è questo un atto di prevenzione. Allora... Sì, ma come dice lui, bambini dell'infanzia e liceo sono due dinamiche, due mondi totalmente diversi. Diversi. Allora ragioniamo sullo scaglionare, per esempio, le entrate, per impedire che ci siano sovraffollamenti in certi orari. Ma non si può generalizzare sempre. Poi perché dalla scuola sempre subito? Chiudiamo la scuola. Tang, mi sembra di ripartire sbagliando. Ci sono 7 mesi, si poteva pensare qualcosa di diverso. Ha ragione Guido. I bambini dell'infanzia, ci sono dei genitori che li portano, che magari prendono anche loro i mezzi pubblici con i loro figli la mattina, insomma. Allora facciamo prima, chiudiamoci tutti. No, è chiaro, si torna, non prendiamo più i treni, cioè. Dobbiamo imparare a convivere con delle regole. Ma non si può di nuovo tornare così, boom, chiudiamo tutto. Grazie. Vai. Guido, 02 25 15 15, Cristian da Bologna, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti voi. Buongiorno, allora. RTL è anche sua però. Certo, RTL è anche mia, sto qui, tanto... RTL anche mia, buongiorno. Dai. A tutti, vi ascolto sempre. Eccoci. Allora, penso che sia una cosa sbagliata chiudere tutte le scuole in questo modo. Io poi sono papà di 2 bimbi, quindi tra l'altro anche piccolo, uno ne ha 5 e l'altro ne ha 7. Chiudere le scuole in questo modo mi sembra un sistema invasivo, di nuovo, di riportare indietro i bambini, dividerli tra quello che è la loro socializzazione. Negare che non ci sia nulla è sbagliato, perché c'è un virus, c'è, però penso, certo, che la sua aggressività sia molto inferiore e oggi abbiano già una conoscenza più approfondita di come intervenire rispetto a prima, che brancolavano nel buio. Cristian, ma c'è anche un altro tema: e se i tuoi figli dovessero rimanere a casa, c'è qualcuno che può stare con loro? No, assolutamente, c'è mia moglie, ok, ma ci richiudiamo tutti quanti in casa e diventa difficile. Io poi sono un consulente e sono sempre 5 su 7 in giro per la strada, e quindi se le assorbe tutti quanti lei 24 ore su 24 e non riuscirebbe ad adempiere agli altri milioni. E lei cosa farebbe però, lui? Che farebbe? Perché è interessante, voglio dire, prima il signore di Napoli diceva, Guido diceva, no, bisognava scegliere tra scuola e scuola. Ah certo, io sarei quasi più per cercare quell'homeschooling a contatto con altri genitori e prendere dei maestri, poi tirarli fuori dalla scuola e comunque cominciare a non fargli perdere quello che è un programma, non fargli perdere quello che è la loro realtà di una passione che stanno facendo adesso alla scuola, e poi cominciamo a dividerli. Chiaro, non c'è chiaro. Più quel contatto. Quindi didattica comunque a casa, se non a distanza. Grazie Cristian. Allora diamo uno sguardo ai messaggi prima di andare da Giuseppe da Milano, lo 02 25 15 15. Massimo. Allora, assolutamente ci sono. Già su Twitter Franca, per esempio, dice: meglio le restrizioni che la chiusura totale. Poi c'è chi se la prende con voi, perché forse con te Massimo, perché prima facevi riferimento agli sport da contatto, dicono perché dite che sono vietati se il calcio continua, fanno questa eccezione. Poi ancora dicono che dobbiamo imparare a convivere col virus e poi chiudono. È tutta una serie di cose, ma non abbiamo detto che sono stati chiari, no? L'ambito dilettantistico è rimasto aperto, per fortuna, i ragazzini eccetera, gente come me e come Luigi non può fare le partite di calcetto, ma insomma non è che possiamo fermarci, non è un dramma se non facciamo la partita di calcetto. Il dramma vero, per esempio, per me è non mandare i ragazzi a scuola, quello è un problema serio. Hanno già perso molto tempo che non recupereranno più, perché non è solo imparare, ma è stare insieme, socializzare. Già i nostri figli, io non ne ho, ma stanno continuamente sui telefonini, è l'unico momento in cui stanno insieme, dialogano, si scontrano, litigano, è quello. Iniziamo a chiuderle. Io sono assolutamente contrario, sono col ministro Azzolina su questo. No, su questo siamo d'accordo, siamo meno d'accordo sulla solita retorica dei ragazzi che stanno sempre al cellulare, insomma, è che la scuola è l'unico momento di socializzazione che hanno. Ma insomma, però... io li vedo abbastanza spesso, ma questo magari un giorno sarà un tema. Ne parleremo. Giuseppe da Milano, benvenuto. Buongiorno a tutti e a tutti i radiospettatori, RTL 102.5 è anche mia. Grazie Giuseppe, dici la tua. Allora, io sono convinto che i provvedimenti che sono stati presi tutto sommato vanno nella direzione corretta. Quello che provo, quindi il distanziamento, le mascherine, il lavaggio delle mani, quello che trovo pazzesco e incontraddittorio è che ci sono delle cose che non hanno senso. Faccio un esempio molto pratico. Domenica sono andato a vedere una partita di un mio amico
di calcio giovanile. Devo dire che alla faccia degli assemblamenti, alla faccia del 50%. Cioè, 30%, com'era la situazione? Raccontaci. Cioè, un numero negli spalti di spettatori consentiti, secondo me, con il distanziamento necessario, non era mantenuto. Ora, dico un'altra contraddizione. Il calcetto amatoriale è chiuso. Se io faccio una iscrizione a un qualsiasi gruppo sportivo, il calcetto lo posso fare, malgrado io non sia un professionista. Questa è la contraddizione di fondo in cui ci porterà sicuramente a situazioni più gravose per il nostro paese. Non possiamo aggirare, e qui rientra quello che diceva Giletti, ne sono assolutamente d'accordo, la responsabilità di ognuno di noi è determinante, certo, in questo momento. Non possiamo fare almeno di avere la nostra responsabilità, quindi noi siamo gli artefici del nostro bene e del nostro male. Chiudo dicendo una cosa che a me sta molto a cuore, la scuola. Ora, è possibile che ci possano essere delle limitazioni dal punto di vista di andare a scuola. Perfetto, il governatore della Campania l'ha deciso. Sì. Quello che mi scandalizza non è tanto la chiusura, che comunque è già di sé per sé una situazione grave dal mio punto di vista, ma è possibile che in tutti questi mesi non ci siamo preparati. Certo, il punto vero è quello. Sono passati diversi mesi. Qualcosa e siamo si poteva e si doveva decidere in modo diverso. Vai. 300 secondi con Piero Chiambretti. Buongiorno sindaco, sì, ho messo la sveglia. Neanche assessore. Per essere puntuale. Ecco. Senti. Fammi assessore. Mi trasferisco a Roma, a casa tua, e da lì decidiamo tutto. Beh, hanno fatto senatore anche un cavallo, qualcuno. Appunto, possono fare anche un asino. Esatto. Senti Piero, il tema oggi è questo, la situazione che stiamo vivendo, il ritorno del Covid in modo forte. Purtroppo il virus l'hai vissuto, hai perso tua madre, ci sei passato. Cosa pensi? Beh, intanto sono sorpreso che tutti siano sorpresi, perché già ad aprile, anzi a maggio, quando la situazione si era un pochino normalizzata, i virologi, quelli veri e quelli presunti, dicevano in coro: ma a ottobre ci sarà una ricaduta. Quindi, se era così convincente il pronostico, bisognava attrezzarci sia psicologicamente ma anche da un punto di vista organizzativo, come invece non mi sembra siamo organizzati. E questa è l'unica vera grande pecca che io trovo in questo governo. Poi, al di là del colore, che interessa pochissimo, io non voto da 10 anni, quindi non ho neanche, come dire, una simpatia così attenta di chi parla e di chi sventola. Quindi la situazione è grave e ogni giorno peggiora. Io sono stato, come hai detto, al centro di un dramma personale. Ho visto con i miei occhi che cos'è il Covid da un ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in 4 giorni, 5 barra. E quindi posso rimanere solo sconvolto e anche disgustato quando sento qualcuno che dice che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio le economie del mondo. Ecco, ma l'Italia, l'Italia si è divisa anche, cioè non solo l'Italia, l'umanità intera si è divisa anche sul virus, no? Da una parte i negazionisti, dall'altra parte chi invece dà un'altra valutazione. Si divide sempre su tutto, no? Finché ci si divideva su Juve Toro erano tempi d'oro, no? Giusto per tornare alle nostre passioni. Oggi dividersi su un virus che sta veramente decimando chiunque, è cosa più grave. In questo dobbiamo dire che il virus è democratico, perché non guarda in faccia nessuno, colpisce i presidenti degli Stati Uniti, i giocatori di calcio, uomini di grande potere che con i soldi potrebbero su tutti gli altri temi del mondo risolvere con una manciata di dollari. Il virus purtroppo non riconosce nessuno, o forse conosce tutti, e quindi dobbiamo stare molto molto attenti. Credo che il miglior protocollo, se mi permetti Massimo, siamo noi. Io credo che il protocollo migliore siamo noi, cioè dobbiamo assolutamente renderci conto che finché si deve condividere, anche se io preferirei il verbo combattere e magari battere,
il virus, dobbiamo, anche se sembra ridicolo, se ci dicono di metterci la mascherina anche in casa, vorrà dire che ce la metteremo anche in casa, se questo può essere utile a risolvere il problema. Ma finché esistono gli inventori degli aperitivi, delle tartine e delle serate sui giardini, nelle terrazze con 30-40 persone dove non c'è uno che porta la mascherina, sarà difficile che il governo, il comitato scientifico e Bill Gates risolvano il problema. Ecco, la divisione che c'è comunque tra virologi, esperti, non se le mandano dire, hanno anche dei linguaggi molto duri, non aiuta. Il terrorismo bisogna combatterlo sempre, perché è una forma di estremismo. Poi tu sai meglio di me, perché facciamo la televisione e l'informazione, che quando una notizia è brutta tira di più di una bella. Quindi c'è il piacere sadomaso da parte di tutti, specialmente quelli che poi vanno in televisione, dove le cose assumono una grande ridondanza, dire sempre attenzione, pericoloso, oggi i morti sono saliti, e quindi questo evidentemente crea nel cittadino un terrore, un'angoscia che ci porta a un vero trauma psicologico, dove perdiamo anche una nostra vera identità, perché non riusciamo più a fare nulla di quello che eravamo abituati a fare. Detto questo, le parole sono molto importanti, quindi in modo responsabile bisognerebbe anche trovare una forma, non dico dolce e paracula di dire le cose, ma almeno sapere che le parole dette in televisione, dette alla radio, dette anche sui giornali, hanno spesso anche dei boomerang nei loro effetti. Senti Piero, prima di lasciarti ti voglio chiedere una cosa, mi aveva molto colpito una tua intervista che hai rilasciato tempo fa a Libero, dove dicevi che ancora oggi ogni tanto guardavi il video che avevi girato, sì, con tua madre. Sì, sì, non tanto con mia madre quanto su me stesso, cioè il telefono quando si è in una corsia di ospedale, in una zona rossa dove non può entrare nessuno, è l'unico elemento che ti tiene attaccato a una realtà così familiare. E quindi io nei momenti più difficili, pensando sempre di venirne fuori, giravo dei video di come ero conciato, la faccia, la maschera, le cicatrici, gli aghi nelle braccia. Quando ogni tanto vado a rivedere queste immagini, intanto non mi riconosco, perché solo adesso mi rendo conto di quello che ho veramente rischiato. Anche perché quando l'ossigeno ti manca nel cervello, perdi un po' le connotazioni del contesto. E quindi anche sulla tragica morte di mia madre, io lì per lì non ho vissuto un vero e proprio dolore, l'ho vissuto quando sono tornato a casa guarito. E quindi riguardando quelle immagini dico, ma forse sarebbe il caso di metterle in rete, perché basterebbe vedere com'ero conciato io per zittire molti idioti. Piero, grazie infinite, grazie di essere stato con noi oggi qui a RTL. Grazie a Piero Chiambretti. Grazie, le 8:34 minuti. Erano tanti i messaggi che arrivavano durante l'intervento di Chiambretti. Qualcuno dice, beh, in realtà questo virus non è poi così democratico, perché i potenti non li uccide, dice qualcuno. Beh, forse perché li ha presi in modo... Beh, Boris Johnson è stato lì, ricordo che è stato molto tempo in terapia intensiva, quindi non è così, forse l'hanno preso in una forma diversa, eccetera. Chi l'ha vissuto come Piero se lo porta dentro ancora, e quindi ha una visione diversa ovviamente dalla nostra, e comunque una visione condivisa da molti che hanno, insomma, sono passati da questa terribile malattia, che hanno deciso di condividere sui social e non solo la loro esperienza per dire, oh guardate ragazzi che io stavo così, pensateci due volte prima di lamentarvi della mascherina. Allora 02 25 15 15 andiamo a Pisa, c'è Maria, buongiorno e benvenuta Maria. E buongiorno RTL, anche mia. Grazie Maria. Buongiorno. Io innanzitutto vorrei dire che condivido pienamente l'intervento di Piero Chiambretti, anche se non fortunatamente non ho vissuto quello che ha vissuto lui. Io sono un insegnante di scuola media e stamattina mi stavo recando al lavoro quando ho sentito il dibattito. Io vorrei dire che la scuola, sono per la scuola aperta e per la scuola in presenza, perché la scuola è sicura, lo dico, sì, come insegnante, però... lo dico come mamma, perché una figlia comunque adolescente di 13 anni che è ben terza media. Ecco, ma lei da
d'accordo con De Luca, invece, presidente, il governatore della Campania, che ha deciso oggi di chiudere andando in scontro netto con il ministro Azzolina. Che cosa avrebbe fatto? Si inizia da lì? Perché si inizia sempre dalla scuola? Io non sono un dirigente, non sono presidente di regione, quindi le posso dire dal mio punto di vista è quello che stiamo facendo nelle nostre scuole. Le posso dire che i dirigenti scolastici prendono tutte le precauzioni possibili, che la scuola è sicura, c'è distanziamento, c'è mascherina, disinfettiamo le mani continuamente, e anche gli ambienti, il personale arrivato in più per poter tenere la scuola aperta, quindi sia gli insegnanti sia i bidelli. Ma almeno c'è il rischio, secondo lei, che invece si faccia in altre zone italiane, come hanno fatto De Luca, che si chiudano? E questo non lo posso sapere, perché io non, se non ho i dati oggettivi non mi pronuncio, potrei fare delle ipotesi, però le dico comunque che il mio pensiero, il problema lo vedo fuori dalla scuola, perché anche nella nostra realtà i ragazzi non si sono contagiati a scuola, anzi quelli che anche sono in quarantena cautelativa, quindi mancano dei ragazzi a scuola, ma sono seguiti comunque a distanza. In tanti, effettivamente, hanno... in tanti, Maria, condividono la sua visione, che effettivamente poi alla fine, che se ne dica, la scuola sta andando tutto bene. Sì, però le chiedo una cosa, lei ha contatto con i giovani, siccome anche Piero parlava di una responsabilità, oggi la carta che dobbiamo giocare, al di là delle regole che lo Stato ci dà e quindi vanno rispettate, c'è consapevolezza nei ragazzi? È quello che condivido pienamente, perché io girando per la città, per la cittadina in cui vivo e anche in cui lavoro, vedo giovani, ragazzi, gruppi, adolescenti anche più grandi, che non indossano la mascherina, specialmente ma sono solo ragazzi. Allora io non è che difendo sempre la mia generazione, ma vede solo ragazzi in giro, Maria? Io vedo ragazzi, perché ho una bimba adolescente, l'accompagno in palestra, l'accompagno a scuola e vedo gli adolescenti. Allora, in gioventù, la gioventù, chi è più giovane, anche noi siamo stati giovani, le regole non è che le amavamo rispettare. Il problema è che in questo momento tu magari non pigli nulla, sei sano, resisti, eccetera, però vai a casa, c'hai i nonni, c'hai i padri e da lì inizi a fare degli step. Il fatto che arrivino telefonate abbastanza rispettose, no? Non c'è qualcuno che ci dice, tipo Montesano, visto che si era tolto la mascherina, le polemiche, eccetera, che si voglia comunque andare in una direzione di rispetto delle regole, magari contestandole in modo civile, questo è un segnale positivo. Ma Galanto, mi dicevi? No, che c'è invece Cluster 1976, così si firma su Twitter, che dice che la tua è campagna elettorale, dice che quando il ministro Azzolina proponeva gli ingressi diversificati e gli orari alterni, eravate tutti contro. E adesso la verità, conclude, come sempre ho detto, è che siamo manipolati mediaticamente. Vabbè, c'è chi dice che siamo manipolati in un modo o in un altro, ma insomma, credo che oggi noi abbiamo detto che per me aveva assolutamente ragione Azzolina. Quindi io non faccio una campagna elettorale in teoria all'inverso, dando ragione a un ministro che aveva posto un problema. Se poi i sindacati e le difficoltà che ci sono state, perché qui la verità è una: per fare le entrate scaglionate devi avere l'accordo dei sindacati, dei cosiddetti ex bidelli, di quelli che stanno nell'interno della, perché la scuola è fatta di tante voci e quindi devi trovare un accordo, sederti a un tavolo. Evidentemente è stato complicato. Però questa è la strada. Se in questo periodo nessuno di noi mette da parte i propri egoismi personali e va verso la collettività, quello che è il bene comune, molto probabilmente faremo molta più fatica a uscire. Il problema è che siamo diventati tutti egoisti, pensiamo a noi stessi, ai cazzi nostri, come direbbe qualcuno, invece in un momento difficile dovremmo andare verso il paese. Questo è l'obiettivo, il bene comune è l'obiettivo di tutti noi. Più meglio ci comportiamo, prima ne esci, no? La famosa unità nazionale che evocava qualcuno e che poi sembra essersi persa appena abbiamo finito di cantare dai balconi. Ma sì, ma quella è una cosa edulcorata. Quanto poteva durare che cantassimo ai balconi? Poi dopo, uno che sta dentro 3 mesi, che non mangia, perché poi alla fine in TV vanno sempre quelli, o alla radio, quelli che hanno i soldi, che stanno bene, che hanno case da 200 metri quadri. Mettiamoci in un'ipotesi lockdown, tornare dentro, in persone che stanno in 3 o 4 in una famiglia, in posti... Quella è la realtà di un paese. Che arriva, che se non lavora non ha lo stipendio, non chi è garantito perché magari lavora alla pubblica amministrazione e ti paga. Questi sono i punti. Ecco, e allora se ci sono storie come queste noi vi aspettiamo. 02 25 15 15, messaggi al 378 378 1025. Andiamo nella provincia di Salerno, ci aspetta Costanza, buongiorno. Sì, buongiorno, mi sente? Buongiorno, ti sentiamo male, Costanza, avvicinati, abbassa la radio e dici la tua. Sì, buongiorno, innanzitutto Michele, anche mio. Mi sente meglio adesso?
Grazie. Costanza, ti recuperiamo tra poco perché purtroppo si sente male. Intanto abbiamo Mimmo che ci chiama da Taranto. Mimmo, buongiorno. Buongiorno RTL anche mia, grazie per avermi chiamato. Allora, il mio pensiero è questo, do ragione a Massimo, mi permetto di chiamarlo Massimo perché comunque con la radio e con la televisione ormai è come se sei di famiglia. Grazie. Allora, grazie. Il mio pensiero è quello, io ho 4 figli, 2 lavorano, vabbè, lavorano nel settore della ristorazione, vabbè, e 3 figli che vanno a scuola. Loro rispettano, come la maggior parte dei ragazzi, le regole. Il problema qual è? È il mezzo di trasporto, perché loro fanno il possibile. Mia figlia si sveglia un'ora prima per andare a scuola, per prendere l'autobus un po' meno pieno. Allora, morale della favola qual è? Tu governo, a me non mi interessa governo, regione, comune, tu mi devi dare in modo di farmi rispettare le regole. Io ci provo a rispettare, ci metto tutto l'impegno, però tu mi devi dare le caratteristiche, tutto io parlo dei mezzi, del pullman. In questi 3 mesi loro sapevano che c'era questo problema. No, erano impegnati in campagna elettorale, Massimo. E questo è il vero problema. Loro si sono interessati solo della campagna elettorale. Però sinistra, guarda, adesso centro. Non che aspetta un secondo, perché sennò poi dico, ecco, Giletti fa di nuovo campagna elettorale. No, allora, parlavo ieri, come dicevo, il presidente dell'Emilia Romagna Bonaccini, quale alla sua stessa, alla mia osservazione, la sua uguale, mi ha risposto: noi abbiamo messo il massimo in questo momento in campo come mezzi per prendere i ragazzi a scuola, e quindi non bastando forse si dovrebbe ricorrere ai mezzi privati, forse si poteva fare un accordo, visto che ci dicono che ci sono miliardi a pioggia che arrivano a destra manca, forse su quello si poteva fare di più, certamente di più. Mi raccontava una persona che lavora da me, che ieri doveva fare un venire a lavorare, ha aspettato 35 minuti nel cuore della nostra città un pullman, è arrivato, non è passato come era previsto, ha dovuto aspettare l'altro ed era pieno zeppo, e quindi torniamo a questo. Bravo, grazie. Grazie Mimmo, grazie per averci chiamato. Abbiamo recuperato nel frattempo Costanza, rieccoci. Sì, buongiorno. RTL anche mia. Grazie, dici la tua, Costanza. Sì, io vi chiamo dal Cilento, sono una mamma. Beata e lei, sono un Cilento, uno dei posti più belli d'Italia. Ci è dica vero, tutto. È vero, in particolare vi chiamo da Pisciotta. Allora. Allora, io sono un medico ed una mamma. Volevo dire solo 2 cose. Fortunatamente questo virus non ha la stessa letalità che ha avuto nel mese di marzo. È molto contagioso, ma contagioso non vuol dire essere necessariamente ammalato. Queste sono ammalato. Sue valutazioni da medico, noi non sì, entriamo. Diciamo che lei appartiene alla categoria dei Zangrillo, dei Bassetti, che spesso io ho ospitato. Però sì. Qual è il punto secondo lei? Perché c'è troppa ansia in questo... Cioè, sì, Galli dice, troppa, attenti, c'è... professor Galli, per esempio, per citarne uno, così non dicono che facciamo campagna elettorale, gli dice, attenti, sto vedendo la stessa cosa che è arrivata poi a marzo a Milano, e lancia un allarme, Cilento una cosa, Milano nostri, un'altra. Ecco, sì, sicuramente la realtà dei nostri ospedali è molto diversa da quella del nord. Da tutti i punti di vista, sia da un punto di vista di ricoverati, di ammalati, ma anche di un'eventuale poi assistenza. Quindi sanitaria. Lei cosa ci dice? Io le dico che bisogna essere positivi anche nell'affrontare la malattia e il dramma che abbiamo vissuto nel passato. Ma per me è ancora più drammatico il fatto che i nostri figli non vadano a scuola. Per certo. Cui o certo. Si vuole una generazione futura di ignoranti, che di persone che non hanno nessun contatto più con la realtà. Per me il fatto che i miei figli non si incontrino con gli amici, che non possano seguire le lezioni universitarie in presenza, che non abbiano scambi di idee, confronti con i professori, con chiaro. Gli altri. Dottoressa, la pensano, anch'io la penso come lei, sarebbe auspicabile ripristinare in modo diverso le scuole e le lezioni. Guai a chi non capisce questo. Però la prima poi campagna l'han chiusa, e quindi la signora vive Cilento. Io non sto giustificando la mossa del governatore della campagna, però mi rendo conto che siamo tutti d'accordo sul fatto che fare lezioni a scuola sia molto bello. Però si sapeva, no? 7 mesi fa è successo, siamo arrivati dopo 7 mesi, tutti dicevano: guardare che in autunno arriverà la seconda ondata. Mi sembra che qualcosa non sia andato per il verso giusto. In 7 mesi, però, le scuole, gli edifici sono sempre quelli, non ce la fai a costruire una scuola nuova in 7 mesi. Ci sono tante scuole paritarie, potevi andare nelle aule diverse. Guardate, qualcosa non ha funzionato. Dai, la stessa Azzolina aveva detto: facciamo le entrate scaglionate, e non si è riusciti. Questo è un esempio concreto. Il ministro lo voleva fare e non l'hanno fatto. Perché? Grazie,
andiamo avanti. Grazie Costanza, rimaniamo in Campania, andiamo a Napoli. Daniela, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, prima di tutto RTL 102.5 anche mia. Grazie. Daniela, buongiorno. Io chiamo appunto, buongiorno signor Massimo, buongiorno Luigi. Allora, io chiamo perché spero che voi diate voce alla grande manifestazione che stamattina, da ieri sera, è stata subito organizzata sotto il palazzo della Regione Campania per protestare alla chiusura della scuola. È stata organizzata da un comitato che si chiama Priorità alla Scuola, e in questo comitato fanno parte, oltre ai docenti, personale non docente, anche la FIL. Ecco, la fermo la subito. Siccome poi dicono Giletti fa campagna elettorale, voglio dire, è una che cos'è, un'organizzazione anti-De Luca? Siete di area di destra, gente che dice bisogna vincere, andare a scuola, non vincere la paura e continuare ad andare a scuola? Ecco, ci spieghi. Allora, è un comitato che nasce per dare appunto la, non alla chiusura alla scuola, non è un comitato politico. Ecco, non quello mi interessa. Colori, non abbiamo bandiere. Okay. A voi interessa semplicemente poter fare lezione, l'abbiamo detto, esatto. Insomma. Esatto. Poi tocca trovare anche un equilibrio, insomma, tocca vedere. Daniela, grazie per essere stata. No, mi piace, al di là che. Arrivederci, un abbraccio, perché comunque la gente che si organizza, se davvero, come dice lei, una, senza bandiere, eccetera, è vincente, siamo noi lo Stato. Sentite questo messaggio, 378-378-1025. Lavoro nel settore eventi, mi chiamo Elena, eventi e cerimonie. A nessuno interessa che questo settore sia stato distrutto da questi decreti. Non ho lavorato a Pasqua per ovvi motivi, non mi fanno lavorare ad Halloween, mi toglieranno probabilmente anche il Natale. Io chiudo la serranda. Beh, il problema è, basta girare le nostre città, quante serrande sono chiuse. Questo è il vero dramma. Dramma dell'economia e il dramma del Covid, quindi è molto complicato in tutto il mondo. Poi guardi la Cina e vedi che vanno tutti in giro tranquilli. Che cos'è? E si parla di 10-15 casi, tra l'altro, secondo dati del governo cinese, chiaramente solo, ecco, di importazione. Sì, ecco, però peccato che sia tutto nato da lì, quindi sarebbe interessante anche capire come mai lì va tutto bene. Allora, le dittature aiutano, sistemi non poco democratici aiutano a coprire determinate cose, o davvero hanno trovato qualcosa per andare avanti in modo serio? Senza Giletti si sta spianando la strada per la sua corsa al Campidoglio. Sì, al Campidoglio, alla lettiga. Allora, finisce qui l'appuntamento. No, tra l'altro la ragazza citava il settore eventi perché nel nuovo DPCM del 13 di ottobre c'è anche la restrizione di 30, massimo 30 persone per matrimoni, battesimi e cerimonie legate a questo tipo di avvenimenti. Grazie a tutti voi, l'appuntamento con Giletti 102.5 torna venerdì prossimo. Grazie a Massimo Galanto. Grazie a voi. Grazie in regia a Roma, Indice Carelli, Valentina Iannicelli che vi ha coordinato allo 02 25 15 15. Da Milano, Ricky Aristarco, Pio Ingegno per la parte tecnica. Massimo, speriamo ci siano notizie migliori. Non credo, perché poi bisogna essere realisti. La realtà è quella, dobbiamo convivere, io lo sostengo da sempre, convivere non vuol dire fare terrorismo continuo, però bisogna imparare a essere più responsabili e soprattutto ricordarci di avere buon senso. Se volete riascoltare il nostro programma concentrato con le vostre telefonate e tutti gli interventi, lo trovate in podcast nella sezione on demand della nostra app, scaricabile gratuitamente su rtl.it.